Ciao a tutti ragazzi, benvenuti allo Shibuya Caffè. Come sicuramente avrete visto dal video collezione, se non l'avete visto andatelo a vedere, stavo recuperando tutta la versione collection di Nana. Questo perché? Perché durante il lockdown mi sono riguardato l'anime di Nana e già l'avevo guardato in passato, negli anni in cui usciva su MTV, e secondo me manco l'avevo visto tutto e mi è piaciuto veramente un casino. All'epoca mi stava piacendo, mi piaceva anche, anzi alcune cose mi appassionavano. Però c'è un'epoca giusta per ogni cosa, i personaggi erano grandi, io non lo ero, ora lo sono e mi sono immedesimato tantissimo in alcune storie, in alcune vicende, per cui veramente non potevo rimanere col fiato sospeso visto che l'anime termina a metà circa del volume numero 12 e ne sono usciti 21, per cui ho detto basta, devo recuperare assolutamente il manga. Ma in questo video di che cosa vi voglio parlare? Vi voglio provare a consigliare quale potrebbe essere la versione di Nana più giusta per voi, visto che in Italia ne sono uscite 3. Nello specifico nel 2002 esce la versione sottiletta, eccola qua nel numero 1. La versione sottiletta è composta da 42 volumi che sono esattamente ognuno la metà di uno dei tankobon giapponesi. Nel 2007, in concomitanza con l'uscita in Italia dell'anime di Nana, la Planet fa uscire, stesso editore della versione sottiletta, la versione collection, che viene poi ristampata nel 2009 e nel 2012. La versione collection è una versione composta, in questo caso invece, da 21 volumi che riprendono esattamente la numerazione e la suddivisione in capitoli dei numeri giapponesi. Siccome all'epoca della stampa di questa versione collection esce l'anime di Nana, cosa pensa di fare la Planet? Di applicare un bel patacchino su tutti i volumi dove c'è scritto visto in TV. Purtroppo è una cosa piuttosto brutta, ma tutti e 21 i volumi perlomeno sono così. E vi faccio rivedere, nel fronte c'è, nel retro invece per fortuna non c'è. Nel 2019, l'anno scorso, la Planet fa uscire la versione Reloaded Edition con copertine riviste, lettering rivisto, stessa invece traduzione. Questo perché? Perché in Giappone, ed eccolo qua il volume numero 1 giapponese, era uscita poco tempo prima una nuova edizione con appunto volumi più belli, eccetera eccetera. Infatti se guardiamo il fronte di copertina, è sempre lo stesso per tutte le versioni di Nana uscite in Italia, riprendono la copertina originale. Il retro della versione Reloaded e dell'ultima versione giapponese sono uguali. Se invece vi mostro il retro della versione collection, riprende il fronte di copertina, e stessa cosa, il fronte e il retro della versione sottiletta sono uguali sempre alla copertina dell'edizione giapponese. Veniamo al perché io ho voluto acquistare la versione collection. Semplicemente perché volevo acquistare una versione, primo più economica, secondo già completa. La versione Reloaded, e qua ve lo dico subito, è molto superiore alle altre edizioni. La versione Reloaded con la sua bella sovracopertina, poi ha un volume molto morbido, quindi non si rovina, ha una bella sovracopertina, il sotto riprende esattamente la stampa della sovracoperta e ha le pagine molto bianche, ha le pagine più bianche sicuramente anche della versione giapponese. Adesso vi mostro la versione giapponese e vi apro accanto la versione italiana, si vede che sono più bianche le pagine. La versione collection invece usava una carta purtroppo peggiore, e lo dico con certezza questo perché io l'ho acquistata andando a recuperare vari lotti da vari venditori diversi e in tutte le pagine erano ingialliti. Nello specifico questa è una prima edizione del volume numero 1 e le pagine sono proprio sul giallo, ve lo mostro accanto alla versione Reloaded, sono proprio gialle. E qua invece ho uno degli ultimi volumi, questo è il volume numero 19, le pagine sono un po' meno gialle ma comunque sono più ingiallite assolutamente della versione Reloaded nuova. Vi faccio vedere anche la collection, diciamo in questa versione numero 1 prima edizione piuttosto gialla, qui è un po' meno gialla ma sempre gialla è.
che vantaggio aveva l'edizione Collection rispetto alla Reloaded? Appunto, primo, che era già conclusa, secondo, il prezzo, perché esce nella sua prima edizione a 4,90 euro a volume, quindi la potete trovare a 4,90 a volume dal volume 1 al volume 21 e nelle ristampe a 5,90 euro. Ora nessuno ve la fa pagare il prezzo di copertina, la prima edizione ve la fanno pagare tutti di più, ma in realtà se cercate trovate, soprattutto se cercate dei lotti. Nello specifico, io non ho acquistato un lotto completo dall'1 al 21, ho acquistato dei piccoli lotti, per cui sono andato alla fine a pagare circa 4 euro e mezzo, 5 euro a volume, se vogliamo fare una media, per cui avrò speso, facciamo conto, meno di 100 euro per tutta la serie, comprando dei pezzi. Trovate dei venditori che vi vendono la collection a 120, 140, 150 euro, secondo me assolutamente dovete evitare, a meno che ovviamente non vogliate proprio quell'edizione perché siete dei fan sfegatati e volete averle tutte, ma per quella cifra i 6,50 euro della Reloaded per 21 volumi con uno sconto, ipotizziamo, del 5%, assolutamente valgono la pena. Facciamo giusto un rapido calcolo: 6,50 per 21 e togliamo il 5% fa 130 euro, un po' meno, per cui se pensate che potete acquistarlo nuovo a 130 euro assolutamente non andate, secondo me, a mio avviso, a prendere un'edizione peggiore per 140, 120, 150, a meno che non lo vogliate tutto, subito, immediatamente finire di leggerlo prima che finisca di uscire la versione Reloaded. Attualmente è uscito il volume 12 della Reloaded, quindi siamo a metà, e esce mensile, oppure se che non vogliate proprio la versione Collection specificamente. La versione sottiletta, veniamo a parlare di lei. Allora, io ve la straconsiglio se trovate un lotto completo. Se trovate un lotto completo sui 100 euro, anche lì più o meno, una cosa di questo tipo, ragazzi, era stampata molto bene, la carta era spessa, era bianca e il lettering e la traduzione è la stessa per tutte le versioni, il lettering è uguale a quello della Collection. Il problema è che si fa molta fatica a trovare una versione completa tenuta in buone condizioni. Io ho preso i primi 4 volumi per averli e se guardate questo primo volume è tenuto molto molto bene, però non è detto che anche voi troviate così. Ho trovato questa ragazza che vendeva i primi 4 a, mi pare, 8 euro 10 euro. Li ho presi, ovviamente lo scopo è averli, non chiaramente leggerli, ma il collezionismo, lo sapete anche voi, è quello. Se andiamo a vedere invece le cosine all'interno, cioè andiamo a vedere per esempio le alette della sovracoperta, qua nella collection c'è Hayazawa ci rivela, Hayazawa è l'autrice ovviamente, e nel retro c'è questa immaginina simpatica di Nana che si arrabbia con un tizio. Viene ripresa questa cosa nella edizione Reloaded, infatti nella lettera di copertina c'è la stessa immagine più grande, più bella e una breve descrizione dell'autrice. Nel retro c'è Hayazawa ci rivela. E poi c'è questa parte che è Nana in giapponese, vuol dire 7, eccetera, eccetera, che c'è anche all'interno della collection. È scritto in piccolino qui sotto, ma è scritto diversamente, quindi è un pochettino diverso, ma vabbè. Se andiamo a prendere la versione giapponese non abbiamo pagine a colori, anche qua è tutto abbastanza uguale, per cui insomma ci siamo. Ora fermatevi subito e non chiudete il video, vi faccio vedere altre due cose. La prima cosa che vi faccio vedere è il volume Nana 7.8. Questa è la versione che è uscita insieme alla collection, con un bel pochino di pagine a colori all'inizio, con tantissime curiosità, dove vengono ripresi praticamente i luoghi della serie, ci sono le curiosità sui personaggi, l'altezza e tutte quelle cosine lì, molto 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 carino, che è uscito anche in giapponese, diciamo in questa versione da cui poi è stata tratta la Reloaded con cartolina, in cui le pagine a colori, se vedete, sono, aspettate che ci arrivo, qua nel mezzo sono esattamente uguali, sono le stesse cose, le stesse indicazioni. Molto carino il fatto che vengano ripresi i luoghi della serie, anche dell'anime.
La versione 7.8, il volume 7.8 nella versione Reloaded italiana uscirà, udite udite, al prezzo di 15 euro, quando invece inizialmente era uscita a 5,90 euro. Questo perché? Perché la Planet lo farà uscire o in un cofanetto da 12 volumi più il volume 7.8 che costerà non mi ricordo quanto, 90 euro, 80 euro, 70 euro, non mi ricordo, oppure si potrà acquistare solo il volume 7.8 però obbligatoriamente col cofanetto vuoto, perché si ipotizza che uno ci voglia mettere gli altri volumi della versione Reloaded, e il 7.8 col cofanetto vuoto costerà 15 euro appunto. Cosa giusta, cosa sbagliata? Secondo me è assolutamente sbagliata, perché io avrei comprato il volume 7.8 se fosse costato 8-9 euro, per dire, ma mi tira abbastanza il non si dice di comprarmi un cofanetto vuoto da 15 euro insieme al volume. Adesso vedrò, quando lo vedrò in libreria magari mi piacerà da matti, lo comprerò lo stesso, ma attualmente, siccome ho questa versione, non credo. Un'altra cosa molto bella, molto molto bella, che è uscita in Italia, questa, il fantastico Nana Mobile Book, bellissimo veramente ragazzi, 5,90 euro, con gli adesivi e un po' di pagine a colori dove si vedono personaggi, altre cose, guardate che bello, una raccolta dei poster eccetera eccetera. Praticamente questo viene ripreso, ve lo leggo, è un fanbook a partire dalla serie scritta di Hayazawa che condensa le migliori pagine e illustrazioni realizzate per il sito UAP Nana Mobile, accessibile soltanto in Giappone col cellulare, schede dettagliate su tutti i personaggi eccetera eccetera. Molto relativo all'anime questo, più che al manga, molto relativo all'anime, però veramente carino, veramente carino, mi è piaciuto tanto e sono contento di aver recuperato questo anche. E ultimo ma non ultimo, l'artbook. Questo ragazzi è stato un colpaccio, l'ho trovato a prezzo di copertina, guardate che bello che è, faccio vedere qualche pagina, veramente bellissimo. Non credo che verrà ristampato, purtroppo gli artbook di solito non vengono ristampati, è veramente veramente molto bello, sono proprio contento di averlo preso. Vi farò un video specifico dove vi mostrerò più nel dettaglio il volume 7.8, il volume Nana Mobile Book e l'artbook. Bene ragazzi, se avete domande, cose, curiosità eccetera, la mia opinione ve l'ho detta, se trovate la versione collection o la versione sottiletta a un prezzo veramente buono, acquistateli, se no puntate sulla Reloaded, non fatevi fregare da quei venditori che vi vogliono vendere delle edizioni più vecchie, almeno questo è il mio parere, poi ditemi quello che volete, a dei prezzi spropositati. Commentate, mettete un like, seguiteci, iscrivetevi a Instagram, ci vediamo al prossimo video dove vi faccio vedere più nel dettaglio il 7.8, il Nana Mobile Book e l'Artbook.